abbiamo lasciato alle spalle la città Lhasa con le sue contraddizioni per avvicinarci al vero Tibet, a quello genuino, fatto di grandi distese e panorami mozzafiato. La nostra meta, Kathmandu, dista 1000 chilometri e un dislivello di quasi 2000 metri. Prima di raggiungere la città di Jiangze, affrontiamo il passo Kambala a 4795 metri, da dove ammiriamo la splendida vista sul lago Amdrotso e la valle del Brahmaputra. Jiangze è famosa per il Kumbum, il Chorten, monumento buddista in sanscrito, delle 1000 immagini del Buddha. Dall'alto dei suoi stupa si possono vedere i panorami della città e delle montagne che la circondano. Proseguiamo per Shigatse, una delle più importanti città del Tibet, dove visitiamo il monastero di Tashin Lumpo. Questo monastero attira migliaia di turisti da tutto il mondo. Si resta senza fiato quando si cammina per i vicoli che si intrecciano tra una miriade di cappelle, dove i monaci sono intenti nella preghiera quotidiana. Tashin Lumpo custodisce le tombe dei Pashen Lama del passato ed è uno dei pochi monasteri del Tibet ad avere superato il tempestoso mare della rivoluzione e ancora oggi, a distanza di anni, è un vero piacere esplorare gli angoli più nascosti. La pista sale lentamente lungo un tracciato polveroso e tortuoso. Il viaggio si fa sempre più difficile. Dobbiamo superare il passo del Giazzola a 5200 metri. In quota il gruppo, anche se sofferente per l'altitudine, ascolta il suggestivo suono del corno tibetano. Prima di raggiungere il piccolo villaggio di Old Tingri, quando il cielo lascia spazio a qualche raggio di sole, davanti a noi appare maestosa la cima della montagna più alta al mondo, l'Everest. È una grande emozione indescrivibile. Lasciamo lentamente alle spalle il Tibet con i suoi particolari colori per avventurarci nella stretta valle, dove la strada è a strapiombo e i torrenti modificano il corso della strada che ci porterà alla città di frontiera Zhangmu. I militari sono in uniforme verde con strisce rosse, il cappello è quello classico a visiera di tutti i soldati cinesi, sono impeccabili, quasi eleganti. Anche se i controlli sono minuziosi, si perde solamente mezz'oretta, poi si passa. Siamo di nuovo in Nepal. La nostra malinconia è accompagnata da una pioggia tropicale.